Ma ora, amici, sentiamo il giudizio della giuria. Rossana Landi. Che energia incredibile, io sono colpitissima veramente. La bravissima cantante, tra l'altro io la vedrei bene anche inserita in un ambito musical, perché ha un'espressività, un modo di comportarsi sul palco anche rispetto a questo ambito musicale, a questo genere. Sì, veramente coinvolgenti, freschi, straordinari, una amalgama sonora proprio perfetti anche musicalmente, strumentalmente bravi, poi il repertorio è divertentissimo. Grazie Rossana. Fabio De Vincenti. Ah, okay. Avete scelto dei brani davvero tosti, belli, Sprint, mi è piaciuto, il carisma, una bella botta. Devo fare i complimenti al chitarrista, al ragazzino sulla destra, è davvero una marcia importante. Secondo me, bravo. E per il resto, un bel suono, dai, in generale. Ok. Tony, no, Fabrizio. Ma allora, tanta energia, quindi appoggio quello che hanno detto anche loro. E poi mi piace il fatto che ci siano anche dei giovanissimi sul palco, che comunque ci siano queste generazioni che si mischiano, e bene, perché comunque vi siete divertiti tutti insieme. Complimenti. Bene, grazie. Tony De Gruttola. Dunque, io a prescindere dall'aspetto tecnico, sul quale sicuramente ci sarebbe qualche appunto, ma non ci interessa, perché è arrivata a noi un'energia pazzesca, quindi vi faccio i complimenti davvero, perché è la prima cosa che conta quando siete davvero una bella party band, ok? Che è quello che credo vogliate essere. Mi è piaciuta molto la naturalezza che riuscite a trasmettere, non ve ne frega assolutamente niente, suonate, vi divertite. E questa è la cosa importante quando si fa un repertorio di questo tipo, perché sarebbe assurdo fare un repertorio di questo tipo e pensare alla notina, alla cosa. E quindi per questo vi faccio i complimenti. Io conosco come chitarrista il ragazzetto che è stato menzionato prima, io invece ho la certezza che è uno dei giovani talenti di Torino, e la cosa che mi ha fatto molto piacere, se non le prendeva, è stato il fatto che si è messo al servizio della musica, e chi lo ascolta, chi non lo conosce non lo può sapere, invece mi è piaciuta molto questa cosa, e per questo comunque faccio i complimenti a tutti, perché vi siete messi a disposizione di ciò che suonavate. Il plauso io lo faccio a lei, perché mi è piaciuta da morire. È una grande. Complimenti, perché sei davvero la frontman che una band dovrebbe avere. Nel senso che sei stata capace di dare tanto, molto simpatica e allo stesso tempo sexy, che è importante dove serve. È vero. No, vabbè, è una frontman, è una donna, deve esserlo. No, ma non importa, è un complimento. E sei una grande trascinatrice. Scusami, non ho capito perché c'è una ormonale. Dai, sei una grande trascinatrice, quindi ti porti bene là, e per questo ti faccio davvero tanti tanti complimenti. Grazie. Vogliamo farlo, certo, un applauso, certo, alla curva che avevate qua di fianco, che è stato spettacolare. Allora, al pubblico pazzesco che avete, sì, dietro. Sì. Quindi non molto vi conoscevo, seguito, ma sono felice di avervi conosciuto. Allora, Giselle, complimenti. No, volevo solo rispondervi, perché davvero noi siamo, oltre a essere orgogliosi e felicissimi di quello che ci avete detto, io personalmente sono emozionata come veramente non so, e volevamo ringraziarvi tantissimo e dire che per arrivare a questo, cioè, anche se noi non siamo professionisti, comunque il lavoro dietro c'è, quindi siamo contenti che si veda, perché per arrivare a quello che dicevi tu della naturalezza ci facciamo un mazzo tanto, e quindi grazie veramente. E si vede, grandi Velvet Heart, grazie!